Salve a tutti e ben ritrovati sul canale MDM Vintage Orologi. Sono a Napoli, sto andando a ritirare un pacco e farò un unboxing insieme a voi, una cosa veloce. Vi dimostrerò che per avere una meccanica buona non bisogna spendere tantissimi soldi. E la chiusura la faremo a Mergellina, vi faccio vedere che bellissima location. Vi ricordo che il 13 e 14 maggio a Mergellina ci sarà la fiera dell'orologeria campana. Adesso vi faccio vedere un po', facciamo la chiusura del video e vi faccio vedere a Mergellina, vi faccio vedere un po' la bellezza di questo posto. Ed eccoci qui. Allora, vi ricordo che sono disponibili i biglietti per il 13 e 14 maggio, fiera dell'orologeria campana. Ammazza. Intanto vi faccio vedere il mio ultimo regalo, un Bulova Quartz stile PRX 35 mm che mi è stato regalato dal Cecchino, e un Sector, penso sempre sui 34 mm. Andiamo avanti, vediamo un po'. Cosa ci riserva il pacco? Ti ammazzo. Io non amo spacchettare tanto. Speriamo bene che sia intatto. Ed eccolo qua. Un bellissimo Beau Messier. Calibro 1873, la fibbia originale, anche il cinturino, ma è da sostituire. Bello. Vediamo se va bene, se è tutto a posto. I secondi girano. Andiamolo a vedere più da vicino. Ah, gli orologi di un tempo. La prima cosa, anche se è originale, gli tolgo il cinturino perché è vergognoso. Abbiamo le ansie a vista qui. Quindi è uno, e dos, la fibbia originale, quindi la dobbiamo recuperare. Ecco qui, ho un cinturino simile, orribile, però meglio di questo. Ovviamente questa è una pinzetta che non utilizzo per lavorare,
Sì, catrame. Mamma mia. E allora facciamo le cose con calma. Altrimenti voi mi criticate nei video. Ecco qua. Le anse sono quelle curve. Cinturino e do. Anzi, da 18 sono queste qui. Vediamo un po'. Ma insomma, non è proprio bello questo cinturino, però poi lo acquisterò. Va bene, vi ho risparmiato un po' tutta la parte del cinturino. Sicuramente è un po' più bello di quello vecchio, anche se l'altro era originale. E qui abbiamo il nostro Baumercier, la cassa è di 32. 32 mm, spessore 13, il movimento è un 18-73, adesso è tutto a posto. Vediamo un po' le caratteristiche di questo nonnino esagerato. L'azienda nasce nel 1830 e oggi produce ancora dei pezzi incredibili. Il quadrante bianco con numerazione elegante per quanto mi riguarda, romana, scala tachimetrica presente sui margini del quadrante, il simbolo con la scritta, dell'azienda, il nome dell'azienda, ad ore 12, le sfere dei contatori. Come quelle dei minuti, ore e secondi sono di colore nero. Sul lato destro della cassa notiamo i due pulsanti e la corona, i due pulsanti che occorrono, che servono per la funzione cronografica, l'attivazione, lo start e stop della funzione cronografica. La corona molto elegante con questo simil cabuchon ma in acciaio. Il vetro, per quanto riguarda il vetro, abbiamo un bellissimo plexi bombato che dà quel senso ancora più marcato di vintage, di orologio vintage. La cassa è in acciaio e la lunetta credo che sia o in oro 18 carati o placcata, ma bisognerebbe fare un rilievo per capire se è in oro. Abbiamo questa particolarissima cassa con anse a vista, il fondello è in acciaio logato a pressione e poi andiamo a vedere un po' l'anima di questo nonnino. Un bellissimo 1873 e adesso ne andiamo a vedere più da vicino, lo ammiriamo più da vicino e vediamo un po' quali sono le sue caratteristiche. Il calibro Lemania 1873 è stato progettato e lanciato nel 1965, deriva direttamente dal calibro Lemania 2310. Si tratta di un calibro manuale con tre contatori, funzione cronografica, secondi, minuti e ore, i secondi crono centrali. Il calibro misura 27 mm di diametro per uno spessore di 6,87. A seconda dell'anno di produzione si può trovare sia con 17 o 18 rubini. I rubini sono stati aumentati a partire dal 1993. Oggi i componenti che lo compongono sono 220. Il bilanciere liscio oscilla a 21.000
e 600 alternanze, lo smistamento della cronografia è affidato a delle navette ad innesto laterale. Inoltre il bilanciere è protetto da un sistema antiurto IncaBlock, la riserva di carica è di 50 ore. Il Le Mania 1873 è stato reso famoso dall'Omega Speedmaster con il calibro, il più conosciuto calibro Omega 861. Inoltre è stato adottato anche da brand come Hoyer, Breitling e Universal Geneve. Spero che il video vi sia piaciuto, io ritorno alla base. È un orologio caruccio, bello, un bel vintage, diciamoci la verità. La meccanica di uno Speedmaster, e vi ho dimostrato che con 700-800 euro si può avere un ottimo orologio. Allora, questa è la location, qui è la zona dove faremo la fiera, e in pratica Palazzo Cappuccini è alle spalle. Ciao ragazzi e grazie di tutto.